chi sono i nostri figli, Lalla? Ernesto, Tina? No, Ernesto. Cosa? I nostri figli si chiamano? Corrado? Un malato di Alzheimer perde tutto, perde la sua vita, perde i suoi ricordi. Mio padre non sa che io sono sua figlia. Questa cosa a noi ci ha tolto un sacco, però questo posto ci ha ridato tanta vita, specialmente a lui. È una malattia orrenda, secondo me. Se ne è accorta mia moglie, mi ha visto che in pratica, non dico che parlavo male, però mi vedeva che ero confuso. Io non l'ho scoperta io, l'hanno scoperta l'altri. La gente è felice, la gente ritorna a sorridere, la gente torna a vivere, il miracolo sta accadendo. Mi sono strainnamorato di lei per la sua semplicità, il suo sorriso, i suoi occhi. Ed è un amore che dura da 55 anni. È dolcissima. È davvero? È davvero, sì, davvero. Io se riuscissi, io darei mezzo cervello. Che c'è? Che dici? Niente. Chi dovresti privare? Tu. Gli ho raccontato la tua vita. Ancora c'è da finire. Ero per te e per me.